Woohoo! Evviva, li ho trovati! Sì! Fulmini e saette! Che cameretta fantabolosa! Direi super mega iper nuvolastica! Ci sono tutte le mie cose della vecchia casa di papà! E vedo che c'è anche un letto super rimbalzoso! Questa cameretta vince il primo premio come miglior seconda cameretta tra tutte le seconde camerette delle prime camerette! Nella mia testa aveva perfettamente senso. Oh, per tutte le bufere! Ho dimenticato la giacca per uscire! Beh, chiedi a tua mamma di portartela! Non posso! Mi ha detto che stasera deve studiare per l'esame di medicina! Nessunissimo problema! Ho già la soluzione! Tua mamma mi riporta a casa, prendo la giacca e volo qui con Olga! Facile come una pioggerellina primaverile! Dunque, Teo mi ha detto che posso prendere la sua giacca in caso domani nevicasse o facesse molto freddo. Con la mia giacca io potrei congelare. È molto meno calda della sua. Quindi puoi prestarmela così non mi congelo? Ma certo, se ti ha detto che puoi prenderla. Oh, devo andare. Il mio gruppo di studio online mi sta chiamando. Presa, pronta ad andare. Davvero un sacco di strada da volare, Nina. Io sono esausta all'ennesima potenza. Matteo ha bisogno della sua giacca. Lo so. Infatti Apollonia è qui per aiutarci, vero? Apollonia chi, scusa? Mi chiamo, io poco con tutti i comfort. Adesso capisco perché voi avete gli aerei. Grazie, Apollonia. Già, mille grazie davvero, Apollonia. È un piacere, questo è altro per la nostra nuvoletta e la sua migliore amica. Ma come attiriamo l'attenzione di Teo senza farci vedere dagli adulti? Anche questo è facile come una pioggerellina autunnale. Ottima idea usare la pioggia musicale per dirmi che eravate arrivate. E altra ottima idea farvi portare da Apollonia. Anche io avrei voluto salirci. Questo è il profumino della tua cena? Ne sento quasi il sapore. Sei così fortunato! Una super camerita e una cenetta deliziosa e saporita. Solo che non ho preso la collezione di minerali. Avevo promesso a Dory di fargliela vedere. Ti dispiacerebbe, Apollonia? Certo che quel tè è un po' sguadatello, Speriamo che adesso abbia tutto. Per tutte le bufere, ho dimenticato un'altra cosa. La mia lampada planetario. Quella lampada che proietta stelle e pianeti sul soffitto della stanza? Esatto, guardo la sua luce dal letto ogni notte. Non riesco a dormire senza quella. Che fatica! Già. Basta, questa strada mi ha stufata! Anche a me. Wow, che scintille o scintillante! Potrei addormentarmi immediatamente guardandola. Notte, Teo. Non vuoi vedere il bagno? Papà schiaccia un bottone e l'acqua della vasca si riempie di bolle. Aspettate, mi serve la cesta dei giochi. Che cosa? Beh, sì, con quello che c'è qui ho già giocato. Mi servono gli altri giochi. No, non stasera. E se mi sveglio o non riesco a dormire? Ma abbiamo già portato qui tante di quelle cose. Non possiamo spostare la tua prima cameretta nella seconda cameretta. Vorrei che fosse possibile. Che succede, Teo? Non è come la mia vecchia seconda cameretta o come la mia cameretta a casa. È nuova, è diversa. Avevi detto lo stesso della cameretta nella vecchia casa di tuo papà e di Dory. Poi alla fine l'hai adorata. A questa non mi abituerò. Vorrei che potessi restare qui. Io posso! Apollonia porta Nina a casa e noi facciamo un pigiama party con giochi, favole e... Cos'è questo suono? Fulmini e saette, Ugo, ma certo! È il posto perfetto per il nuovo nido di Purdy e stanotte ti fermerai a tenerle compagnia! Quindi è un doppio pigiama party! La prossima volta chiedo di poter restare anche io, così sarà un triplo pigiama party, va bene? Inizia a piacermi la luce di questa nuova cameretta! Purdy è super d'accordo con te, Teo! No,
Notte, notte, amici miei! Notte, notte Nina! Buonanotte, piccolo Teo. Notte, tesoro. Che questo pigiama parte abbia inizio! Cominciamo con la favola, Olga. Ma certo! C'erano una volta una nuvola, un uccellino e un bambino che... Notte, notte, Teo. Fai sogni d'oro! Il mio libro nuovo! Oh, perché gridi così, Teo? Cos'è successo? Pino ha rovinato il mio libro! L'ultima pagina non c'è più! Che cosa hai fatto, Pino? E questa era l'ultima copia! Non ne posso avere un altro! Beh, in fondo è solo una pagina! Sono sicura che ti piacerà comunque! Ma manca la pagina finale! È vero, ma potrai comunque leggere tutto il resto della storia! D'accordo, lo leggerò lo stesso. Il qual corre dietro al coniglio e si perde nel cespuglio freddo e buio. Eh? Oh, i suoi amici lo riporteranno a casa. Per tutti i fulmini, i suoi amici non lo riconoscono, ha bisogno delle sue macchie. Il qual riuscirà a tornare a casa? Devo ritrovare l'ultima pagina. Io so chi può aiutarmi. Pino ha strappato l'ultima pagina. Sono pronta alla caccia al tesoro per trovare la pagina mancante. Anche io. Una volta trovata potremo riattaccarla. E saprai se il quale ha trovato le sue macchie ed è tornato a casa. Facciamolo! Ma da dove cominciamo? Prima dobbiamo trovare Pino e la pagina che ha portato via. Possiamo rimettere insieme la pagina. Cattivo Pino! Non sapremo mai la fine! Sì, beh, ma in fondo Pino è stato un gatto. Sì, ma un gatto molto dispettoso. Sapete, mi è venuta un'idea! Signor Teo, prego, si accomodi pure. Lo spettacolo sta per iniziare. Il quale è fantastico, ma di che spettacolo stai parlando? Dello spettacolo sul finale della storia del quale! Ho trovato le mie macchie! Sono il quale più felice del mondo! Ma le macchie del quale sono bianche, non nere! Ops! Nessun problema! Ora sono il quol maculato bianco più felice del mondo! Ho trovato le mie macchie! E ora sono il quol cheerleader più felice del mondo! Quol, quol, quol! Ed è così che il quale ha ritrovato le sue macchie ed è diventato il più scintillante quale del mondo! Wow! Questi sono i finali più magici che io avrei mai potuto sognare. Ma... Ma... Ecco, non è il finale dell'autore. Volevo davvero sapere come finiva la storia. Non è
poi così grave non conoscere il finale dell'autore, Teo? Che dire invece di tutti i meravigliosi finali che abbiamo creato per te? Erano davvero fantastici, ma io... Teo, spiegaci meglio! Io non so perché, ma vorrei conoscere il finale scelto dall'autore più di qualunque altra cosa. Forse inizio a capire. È un po' come quando vorrei i cereali per cena, ma è la sera del minestrone e non si può fare niente per cambiare piatto. Sì, il minestrone è buonissimo, ma tu vorresti qualcos'altro. E non puoi averlo. Allora è un po' come quando voglio dormire nel parco giochi, ma il sole ha già prenotato quello spazio. Proprio così, Ugo. È come quando vuoi farti un bagno, ma nella vasca per gli uccelli non c'è acqua. È molto fastidioso e non puoi farci niente. È proprio così, Olga. Non possiamo farci niente. Quindi non possiamo far altro che accettarlo e divertirci lo stesso. Come abbiamo fatto creando dei finali divertenti? Mi è venuta un'idea. Seguitemi. Beh, non conosco il finale dell'autore, ma ho un libro davvero unico e speciale. Il libro dai molti finali! Progettato appositamente per te dai tuoi migliori amici! Un libro che solo tu puoi avere. Potrebbe non essere il finale che volevi. Però adesso ho il libro più unico e speciale del mondo intero. Papà di Teo sta per fare una spedizione in Antartide per studiare i pinguini. O forse la sua compagna ha imparato a grandinare. Oppure diventerà un astronauta e si trasferiranno su Marte. Molto divertente, ma non è questa la notizia. Diventerò un fratello maggiore. Hai detto fratello maggiore? Esatto, Steffi sta aspettando il mio fratellino. Teo è fantastico! Presto, a correte! La giostrina sta per cominciare il suo giro! Diventerò una sorella maggiore! E andrai alla grande! Attenti, non vogliamo che fermino la giostra per pioggia! Per tutti i temporali, Teo! È la notizia più super mega iper fantavolosa del mondo! Sì, immagino! Ma non sembri molto contento! No, sono felice, ma sono anche un po'... non lo so, non so davvero che cosa sto provando. Questo perché non sei mai stato un fratello maggiore prima! Vorrei capire come mi sento, è tutto così confuso. Ma noi ti aiuteremo a chiarire i tuoi sentimenti! Ma come? Lo so io! Andando sulle giostre! Oh? E questo come mi aiuterebbe? Le giostre ti fanno provare un sacco di cose. Alcune ti rendono felice. E altre a volte ti spaventano. Ed alcune non vorresti più scendere. Per tutti i monsoni. Quindi siamo nel posto perfetto per capire come mi sento a diventare un fratello maggiore. Puoi scommetterci. Lo scivolo mi fa sentire nuvolasticamente felice! Scivolare in assoluto una delle mie case preferite! Coraggio, nasconditi, Olga! Ok! Niente solletico, Biggio, per favore! Anche io adoro scivolare, Teo! È un e due, Teo! E vai! Facciamolo di nuovo! Per tutte le saette, Olga, ti sei messa davanti alla mia faccia. Non riuscivo a vedere più niente. Scivolare insieme a te mi fa sentire super felice, sì. Ehi, Teo, e tu come ti sei sentito? Mi sono sentito felice anch'io.
Ma non è la stessa cosa che provo per il mio fratellino. Allora andiamo a provare il super tappeto elastico. Ma Piglio, tu avevi detto che non ci saresti più voluto salire. Perché quando vai giù ti senti una specie di vuoto dentro. È spaventoso. Vediamo se è ciò che provo per il mio fratellino. Non voglio salire su quel coso mai più nella mia vita. Sì, hai ragione, è spaventoso, ma non è ciò che provo per il mio fratellino. Ah, dai, proviamo ad andare sugli autoscontri. Ma devi pensare a un sacco di cose insieme lì sopra. Tipo girare il volante e controllare le altre macchine. E poi non venire colpito. Dai, che aspettiamo? Forse capirò come mi sento a diventare un fratello maggiore. Di là! Un sacco di cose nello stesso momento, non si sa da cosa iniziare. Oh, è così che ti senti riguardo al tuo fratellino, Teo? Non credo proprio. Non so, cosa possiamo provare adesso? Ah, lo so io, proviamo le giostre del mondo di sopra. Per tutte le saette, Olga, è un'idea geniale. Che ne dici delle montagne russe celesti? Prima vai su e poi vai giù. E poi veloce. E poi lento e poi girare. È un po' come avere tutte le giostre in una. Andiamo a provarla. Lo rifarei di nuovo! Per tutte le tormente è stato divertente, ma anche spaventoso! E andava veloce quando volevi andare più lento, e lento quando volevi andare più veloce! Ci siamo! È così che mi sento riguardo al fratellino! Aspetta, a cosa ti riferisci esattamente, Teo? A tutto! A volte mi sento felice e spaventato e non so più che cosa provo! Per tutte le saette, Teo! Mm? Ecco perché sei così confuso! Sai, io ti capisco! Eccomi un arcobaleno dopo un temporale! È qualcosa di super galattico come un arcobaleno, ma anche... Ma è anche qualcosa di molto spaventoso come il temporale! Hai capito perfettamente! Non ci sarei mai arrivato senza il vostro aiuto! A questo servono gli amici! Libero? Presente! Pannolini? Presenti! Palestrina per neonati? Presente. Per tutti i monsoni serve tutto questo per il fratellino. E pensa che non siamo nemmeno a metà della lista. Oh, Teo, Nina sarà qui a momenti per giocare con te. Ci siamo distratti con le varie cose da fare. Facciamo un po' di spazio e ti scaldiamo subito la colazione. Mi preparo una colazione fredda. Voi continuate pure, sono pronto a fare il fratello maggiore. È gentile da parte tua, grazie dell'aiuto, Teo. Ma sarò davvero pronto a farvi fratello maggiore? Hai una lista su come diventare fratello maggiore? Ma certo! I neonati hanno bisogno di attenzioni e i fratelli maggiori danno una mano. Per tutte le saette, Teo! E sopra ci sono i giochi che dovrà imparare per lui! Certamente! Cambiare i pannolini e farsi la colazione. Come farai ad imparare a cambiare i pannolini? Non c'è un neonato per esercitarsi. Questo no... Quest'altro nemmeno. Ah, forse possiamo usare Dino per imparare come si fa. Non credo proprio che il mio fratellino avrà una coda, Nina. Oppure questo? Lui non ha una coda. Sì, ma non ha nemmeno un corpo. Non posso mettergli un pannolino in testa. Corsa celeste!
pronto. La prima cosa della lista è giocare insieme. Forse devi imparare a fare dei giochi nuovi. Oh? Ci penso io. Nel mondo di sotto puoi trovare tanti buoni amici con cui giocare. E tu, mini nuvola piccolina, canterai con noi fino al mattin. Missione numero uno dei fratelli maggiori completata! Perché devo cambiare il pannolino mentre siamo al parco giochi? È così che funziona! Non puoi controllare il quando o il dove! Pronto, Teo! Ecologico! Viene dall'ufficio di mia mamma! No! Missione numero due dei fratelli maggiori completata! Devi dire a Steffi di aggiungere alla sua lista una scorta di pannolini. Teo, ma cosa c'entra indossare vestiti invernali con diventare un fratello maggiore? Devo saper fare delle cose per me, ad esempio la colazione. Ma non possiamo usare il forno, o i fornelli, o il microonde. Ecco perché l'ultimo punto del mio allenamento per diventare un fratello maggiore è imparare a fare una colazione fredda. Che idea megavolosa! Più è fredda quassù e più sembrerà calda nel mondo di sotto. Hai afferrato! Mi allenerò con la colazione più fredda di tutti i tempi. Livello numero uno. Cereale grandinosi in arrivo. Bene, facile come una tormenta. Livello numero due. Cereali grandinosi ghiacciati. Facile come una bella nevicata. Livello 3. Cereali grandinosi provenienti dalla terra dei ghiacci. Non c'è colazione più fredda della colazione che viene dalla terra del freddo. Facile come una tempesta di neve ghiacciata nel mese più freddo. Così la colazione fredda che ti farai ti sembrerà calda come la più bollente delle cioccolate. Missione 3 per i fratelli maggiori completata! Adesso sono un vero fratello maggiore. Non sei vestito un po' troppo pesante? È ancora estate, Teo. Fa tutto parte dell'allenamento. Che allenamento? Olga e io abbiamo aiutato Teo a fare pratica come fratello maggiore. Oh, è una cosa davvero molto carina, Teo. Beh, non sono il migliore a cantare in rima o a cambiare i pannolini, ma sono un genio delle colazioni ghiacciate. Colazioni ghiacciate? Beh, sarete impegnati con il bambino. E Teo vi aiuterà facendo delle cose per se stesso. Da bravo fratello maggiore. Oh, tesoro, non sei tenuto a fare tutto questo.
Come fratello maggiore, dovrai solo giocare con il tuo fratellino e coccolarlo un po', niente di più. Veramente? Sarà molto più facile di come me l'ero immaginato. Ce la posso fare. Magari dopo una colazione bollente, d'accordo?